Bonjour. Oggi vediamo i diversi tipi di verbi in francese. In francese esistono tre coniugazioni che chiamiamo groupe, quindi tre gruppi di verbi. I verbi del primo gruppo hanno l'infinito in er e r, participio presente ant, ant, participio passato e con l'accento acuto. E che sarebbe una E chiusa. Prendiamo come esempio il verbo voler, volare. Ascolta l'indicativo presente di voler, le présent de l'indicatif. Je vole, tu voles, il vole, nous volons, vous volez, il vole. Ripeti insieme a me. Je vole, je vole, tu voles, il vole, nous volons. Nous volons, vous volez, il vole. Participio presente, volant, participio passato, volé. Passiamo al secondo gruppo, la seconda coniugazione. I verbi del secondo gruppo hanno l'infinito in ir. Prendiamo come esempio il verbo fleurir, fiorire. Ascolta l'indicativo presente di fleurir. Le présent de l'indicatif. Je fleuris, tu fleuris, il fleurit, nous fleurissons, vous fleurissez, ils fleurissent. Ripeti insieme a me. Je fleuris, tu fleuris, il fleurit, nous fleurissons, vous fleurissez, ils fleurissent. Participio presente. Fleurissant, participio passato, fleuri. Passiamo al terzo gruppo. Sono circa 350 verbi e lì i verbi del terzo gruppo sono tutti usati molto spesso e sono irregolari. Esistono quattro modelli principali. Sortir, uscire. Participio presente, sortant. Participio passato, sorti. Ascolta l'indicativo presente di sortir, le présent de l'indicatif. Je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent. Ascolta e ripeti insieme a me. Je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent. Passiamo al secondo tipo, vendre, vendere. Participio presente, vendant. Participio passato, vendu. Ascolta l'indicativo presente. Je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent. Ripeti insieme a me. Je vends, tu vends, il vend, nous vendons. Vous vendez, ils vendent. Per questi verbi che finiscono con dre, D-R-E, ci sono comunque delle eccezioni. Per quelli che finiscono in indre, I-N-D-R-E, o soudre, S-O-U-D-R-E, che hanno una coniugazione molto particolare. Tipo peindre, je peins. Dissoudre, je dissous. Peindre. Sarebbe il verbo dipingere, dissoudre, dissolvere. Passiamo al terzo tipo del terzo gruppo, vouloir. Su questo modello esistono soltanto altri due verbi che sono valoir e pouvoir, quindi vouloir, volere, valoir, valere, pouvoir, potere. Participio presente di vouloir, voulant. Participio passato, voulu. Indicativo presente, présent de l'indicatif di vouloir, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ripeti insieme a me. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Quarto tipo, offrir, offrire. Participio presente. Offrant, participio passato, offert.
Ascolta l'indicativo presente, le présent de l'indicatif. J'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Ripeti insieme a me. J'offre, j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Altri due verbi molto importanti sono essere e avere. Essere, être, avere, avoir, che come in italiano a volte si possono comportare come ausiliari. Ascoltiamo il participio presente di essere, être. Être diventa étant, participio passato, été. Indicativo presente, présent de l'indicatif. Je suis. Tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ascolta e ripeti insieme a me. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Per terminare, avoir, avere, participio presente, ayant, participio passato, eu. Ascolta l'indicativo presente. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ripeti insieme a me. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ti consiglio di riascoltare questa lezione, di ripetere ad alta voce la coniugazione e di scrivere per poter memorizzare meglio. In un'altra lezione torneremo su diversi verbi irregolari del terzo gruppo che vengono usati spesso nella lingua parlata e anche nella lingua scritta. Per approfondire le coniugazioni di questi verbi francesi, ti consiglio di comprare un libro che si chiama Conjugaison di Becherel e troverai la coniugazione di tutti i verbi francesi a tutti i tempi. Ti ringrazio per l'attenzione e ti invito ad iscriverti al mio canale in modo di essere sempre aggiornato sulle novità della lingua francese.